Siamo nella miniera di Montevecchio, all'interno del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, situata a pochi chilometri a nord-ovest dei centri abitati di Guspini e di Arbus, nella Sardegna sud-occidentale. E in questo punto ci troviamo nella parte di affioramento terminale del filone Sant'Antonio e l'inizio dell'affioramento del filone Sanna. In realtà questi due filoni corrono paralleli tra loro, quindi non si incrociano mai, però questa la possiamo definire una zona di sovrapposizione dei due filoni. Grande innovazione per Montevecchio è stata la realizzazione della pala, cosiddetta pala Montevecchio, che è stata ideata e realizzata il prototipo qui nell'officina di Montevecchio. L'autopala, lo vedete, è una, anche questa è semovente montata su quattro ruote, è azionata da due motori ad aria compressa, uno per la trazione e uno per lo sterzo, e in più un terzo motore aziona la benna di carico. Qui a Montevecchio il contesto urbano non è stato intaccato, tutto ciò che si trova a Montevecchio è stato realizzato negli anni dalla società mineraria in funzione dell'evoluzione appunto di sfruttamento del minerale. Gli appartamenti sono nati per ospitare dirigenti e funzionari, le abitazioni per gli operai sono nei cantieri, ma nascono anche gli alberghi con capacità di accoglienza di 200-300 operai come l'albergo Sartori. La particolarità di questa miniera è anche il fatto che è stata l'unica in Sardegna a essere stata avviata da un sardo, da un sassarese, appunto Giovanni Antonio Sanna. È stata una tra le miniere più importanti in Europa e qua hanno lavorato all'incirca 3.000 minatori nel periodo di massima espansione. Ci si immerge in un mondo del passato nel quale si rivive quella che era la vita del minatore, una vita fatta di stenti, ma anche dove diciamo la tecnologia ha caratterizzato questo mondo e la vita non solo di Montevecchio ma anche dei paesi circostanti.